Prova un po' a muovere un braccio. Sì, ok. Non riesco a vedere se gira però. Che se tu giravi la sedia. È in funzione. È in funzione. Vabbè, poi lo tagliamo su adesso, vai. È partito? Sì. Allora, cari amici, noi leggeremo alcuni libri che devono servire sempre per capire esattamente in che mondo viviamo. Perché la popolazione italiana vive in un mito completamente astratto, convinta di vivere in una società, non dico perfetta, ma almeno una società logicamente strutturata, razionalmente strutturata. Non è così. Nulla, Non è nulla di quello che sapete è vero e nulla di quello che sapete esattamente. è utile, Esattamente. Allora, funzionale. incominciamo a leggere alcune cose interessanti. Da dove nasce questa Italia? La dimostrazione è data da questo libro qui, di cui consiglio la lettura. È facilmente reperibile su internet. Allora, leggiamo la prima cosa che ci viene da leggere. Già più di una volta ho letto alcune pagine di questo testo, ma è bene che le persone se ne rendano conto. Cos'è successo nella cosiddetta liberazione? Cos'è stata la cosiddetta Ma liberazione? quale liberazione? Quella, tra l'altro, esibita e cantata dall'attuale Presidente della Repubblica, erede diretto, direttissimo di queste cose. E allora leggiamo una paginetta, ricordiamoci che questo è un testo di 300 pagine. Allora, abbiamo già letto qualche altra pagina, continuiamo a leggerne delle altre. Ai primi di settembre, Del siamo nel 1945. 45, ai primi di settembre a Mondello, nella casa al mare del barone Lucio Tasca, siamo in Sicilia. No, Mondello è la spiaggia di Palermo. Appunto, siamo in Sicilia. Nella casa al mare del barone Lucio Tasca, uno dei massimi finanziatori del movimento indipendentista, si tenne un vertice della organizzazione. Vi parteciparono, secondo quanto riportato dalla Commissione parlamentare antimafia, Andrea Finocchiaro Aprile, Antonino Varvaro, i fratelli Duchi di Carcaci, il barone Stefano La Motta, gli avvocati Attilio Castrogiovanni e Sirio Rossi, il barone Cammarata, Concetto Gallo e naturalmente il potente Calogero Vizzini. Che non dice niente. A nessuno, divenuto in quel periodo confidente segreto e personale dell'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messana, al quale riportava puntualmente ogni mossa dell'organizzazione. Allora, io spero che le persone capiscano quello che ho detto. Qui c'è un'organizzazione patentemente antinazionale, in cui c'era il classico spione che riferiva tutto quanto a un ispettore di pubblica sicurezza. Va bene così? Il fatto che riferisse significa che questo Stato apparentemente scollato e sostanzialmente inesistente è stato, allora come oggi, sempre sistematicamente informato di quanto avveniva e avviene ai danni dello Stato stesso. E a questo punto,
ricordiamoci bene che alcuni personaggi magistrati di altissimo livello si sono fatti assassinare, non si capisce perché. Va bene? Qui si tratta di migliaia di persone, cari signori, quindi noi ci riferiamo soltanto ai massimi vertici, al culmine di queste cose. Borsellino, ad esempio. No? La vicenda di Borsellino è come minimo incredibile, perché uno come lui, che aveva le informazioni, gli avevano ammazzato pochi mesi prima il compare, si fa ammazzare a sua volta e con lui fa ammazzare la scorta tutta di giovani e poliziotti. Beh, effettivamente queste sono cose che fanno veramente pensare. Fanno pensare, ma comunque sia, sai, il traditore dice, oh, ha tradito, gli ha dato i soldi. No, questo si è fatto pure uccidere. E perché il comandante, il generale della Chiesa, non è uguale? Si è fatto uccidere lui, la giovane moglie, l'attendente e il figlio che aspettava dalla giovane moglie, che era incinta. E questa gente sapeva quello che faceva, perché dalla Chiesa era stato, quello che faceva è quello che rischiava, era stato ufficiale dei carabinieri proprio in queste situazioni che adesso continuiamo a leggere a ristoro della mente dei nostri amici. I convenuti furono d'accordo nel rafforzare i gruppi militari già costituiti ed intensificare il reclutamento dell'Evis. Decisero inoltre di stipulare accordi con i fuorilegge isolati ed organizzazioni di bande. Un'inezia che l'ispettore generale, purché sicurezza, Ettore Messana, conosceva perfettamente, perché gli era stato detto, niente po' di vero, da Calogero Vizzini. Insomma, vabbè, sentite cari amici, io leggo queste cose e mi auguro che qualcuno di quelli che stanno a sentire sappia riconoscere i nomi, e se no lasciamo lì, andatevi a vedere il film Il Padrino, comunque lì c'è tutto. Al termine di quella adunanza viene stabilito a maggioranza, quindi hanno regolarmente votato, di reclutare le bande meglio organizzate, più facili da conquistare agli ideali separatisti, più audaci e battagliere. Tra queste, per prima venne indicata quella di Salvatore Giuliano, poi quella degli Avila Rizzo, che operava nella Sicilia centro-orientale. Dai separatisti e dai mafiosi, Giuliano era considerato un ottimo capo guerrigliero, ne apprezzavano la determinazione e l'audacia. Ma non era solo quello, Salvatore Giuliano mica era solo quello. Un momento. All'epoca, quando fu selezionato dal gruppo separatista, era soltanto un banditaccio. Jesse James, Billy the Kid, diciamo così, Kit Carson, sta gente qua. Il compito di avvicinare il re di Montelepre fu affidato a Pietro Franzone di Borgetto, fratello del sindaco, pare ovvio, e a Pasquale Sciortino di San Cipirello. Allora, hai capito perché quando io ti ho parlato di Sciortino? Sì. Va benissimo, siamo perfettamente in linea. Franzone conosceva bene Turiddu, lo aveva portato a Palermo per l'intervento chirurgico dopo il ferimento in località I Quattro Mulini. La mia adesione al separatismo, ha raccontato Sciortino nel 1972, alla Commissione parlamentare antimafia, fu dovuta al fatto che mio nonno era amico del barone La Motta. Vedi che questi baroni non scherzano, La Motta mi ricorda il famoso cavaliere La Motta. Jacques Lamotte, che prese le legnate alla disfida di Barletta, il quale un giorno, Ettore Viera Mosca, il quale un giorno mi invitò ad una riunione di separatisti nella sua casa di Palermo.
In quella riunione sentii parlare per la prima volta di Giuliano in maniera diversa dal solito. Io lo consideravo un delinquente comune, invece quei signori, tra i quali il Duca di Carcacci, Concetto Gallo, Pietro Franzone, mi fecero apparire Giuliano in una luce diversa. Si parlò di lui con enfasi e come di una persona che avrebbe potuto aiutare il movimento separatista, dando un grande contributo in quanto godeva di molta influenza nella zona e poteva disporre di parecchi uomini. Ora noi chiamiamo il bandito Giuliano, cioè Giuliano lo chiamiamo bandito, in realtà non è vero, era un capo partigiano, cioè nella logica di quelli che poi nel dopoguerra sono stati esaltati come liberatori d'Italia, va bene? Bande di delinquenti che i legittimi regimi all'epoca non erano riusciti a distruggere. Qui è una questione di capacità, di intelligenza politica su cui non voglio interferire, ma le cose stanno così, perché non si capisce come quelli andavano bene, quelli che stavano al centro-nord andavano bene e questo andava male. Questo parliamo dei partigiani, eh? Parliamo, certo. Quindi, questo era un bandito e gli altri no, anzi, eroici personaggi. Dunque, l'incontro tra i capi separatisti e Giuliano, dopo molti rinvii e tentativi andati a vuoto, si tenne finalmente in località Ponte Sagana i primi di ottobre del 45. Vi parteciparono il barone Stefano La Motta, Don Guglielmo Paternò, Duca di Carcacci, Concetto Gallo, Pietro Franzone, Pasquale Sciortino, Lucio Tasca e l'avvocato Attilio Castrogiovanni. Ricordiamoci che questo nome Tasca ci ricorda molto un esponente del Partito Comunista che fu praticamente esiliato in Francia ed ebbe delle questioni in corso con Togliatti, una questione su cui interverremo altre volte. Nell'occasione fu stretto un patto di ferro con l'obiettivo di preparare un'insurrezione armata e dichiarare l'indipendenza della Sicilia. Giuliano venne nominato colonnello, ecco dove Giuliano è stato nominato comandello dell'Evis, e ricevette la bandiera giallorossa con la Trinacria al centro. Bandiera giallorossa con la Trinacria al centro, questa è la bandiera del movimento separatista. Pasquale Sciortino, anni dopo, rievocò quell'incontro confermando quanto già si sapeva anche nel governo, ovvero che gli USA, gli americani USA, fornivano armi, effetti di casermaggio e risorse finanziarie a banditi e congiurati che preparavano l'insurrezione contro lo Stato italiano. Ecco qui la filiazione diretta della mafia italo-americana che agisce sull'America per la conquista prima della Sicilia e poi dell'Italia. È tutto qui. L'accordo Stato-mafia degli USA, degli Stati Uniti d'America di Roosevelt, è tutto qui. La mafia si è mossa in concomitanza col governo americano fin dal 1929, esattamente nel momento in cui hanno messo in crisi dall'interno il sistema monetario finanziario americano, esattamente, e poi quello mondiale, esattamente. Tu hai fatto una precisazione, la guerra però è stata fatta negli anni 40 e la mafia è intervenuta, sì, gli accordi fin dall'epoca, esattamente, gli affari hanno cominciato a sparire, non si spiega altrimenti se no quella girovagare di miliardi di dollari in giro, esattamente scovati stranamente spariti in Sicilia e poi scovati stranamente nelle mani di certi giapponesi per il bello ho capito, fosse stato un mafioso del cognato comunque del ministro del tesoro giapponese, esatto, molto interessante, bella quella cosa, il giro del denaro. Allora, questi accordi
furono presi durante la guerra, e sappiamo come, perché è inutile che interveniamo qui, a fronte di specifiche promesse da parte del governo americano relative all'indipendenza della Sicilia. Questo è un discorso molto importante che susciteremo e solleveremo anche in futuro, perché l'Italia di oggi è quella. L'Italia di oggi è quella descritta in questi fatti. Ricordiamoci che all'epoca Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare, si trovava in America ed era esponente politico della linea liberale del clericalesimo. Don Sturzo disse: autonomia sì, indipendenza no. È molto importante quello che ha detto Don Sturzo. Intanto ci fermiamo da qui. Siciliano, poi da siciliano. Doc, cari signori, molto doc. Andiamo avanti. Pasquale Sciortino, anni dopo, rievocò quell'incontro confermando quanto già si sapeva anche nel governo, ovvero che gli USA fornivano armi, effetti di casermaggio e risorse finanziarie ai banditi e a congiurati che preparavano l'insurrezione contro lo Stato italiano. Venne così sabotato apertamente lo sforzo militare per attuare lealmente il patto di cobelligeranza. Allora, questo è un discorso che è molto importante. La cobelligeranza, che fu frutto del tradimento da parte del re Travicello, parlo di Vittorio Emanuele III e del cialtrone che lo accompagnava, cioè Badoglio, e anche del suo figlioletto, di cui sappiamo le disavventure, anche le disavventure postume, perché abbiamo avuto a che fare con gli eredi di questo col personaggio. Principe ballerino. Ti immagini, il principe ballerino continua a ballare e porta quel cognome. E c'è anche chi non lo porta, ma è comunque e di quella famiglia. Che ha fatto molti più danni di quella famiglia. Che ballare. E molto, molto di più. E questo patto di belligeranza, attenzione, fu fatto con l'Inghilterra. Tant'è vero che durante il referendum l'Inghilterra sosteneva la monarchia, perché sosteneva nella monarchia gli uomini suoi. No, ma soprattutto gli interessi suoi. Esattamente. Non solo gli uomini. Esattamente. I debiti che dovevano pagare a Savoia, che dovevano pagare Savoia, e che ci stanno facendo pagare ancora adesso. Esatto. Questo era contrario agli interessi geopolitici degli Stati Uniti. Ecco dov'è il dunque. Per cui poi avvenne l'alleanza papato-Stati Uniti a danno dell'Inghilterra, con la stranissima vittoria al voto referendario per la Repubblica, che è molto strana. No, oggi è ormai palese, è stato acclarato. Certamente. Per noi l'uno, meglio così è. Come il referendum adesso dei greci, o dici sì o dici no, è uguale. Certamente. Allora, meglio la Repubblica clericale che la monarchia sabauda, soprattutto con questi sabaudi qui. Pensate che avremmo avuto come re un ballerino, che dici tu? Posto che fosse riconosciuta questo filone ereditario, è ancora tutto da decidere. Del finanziamento si era parlato in una seduta tenuta successivamente a Palermo, nella quale avevano partecipato il barone Lucio Tasca, l'avvocato Concetto Gallo, l'avvocato Castro Giovanni, il barone La Motta e il colonnello americano Charles Poletti. E questo è il punto su cui io mi volevo soffermare. Può mancare Charles Poletti? Eh no. E questo qua? Eh no. Guardate che questi personaggi sono da manuale, no? Un Charles Poletti qualunque, no, ma un Charles Poletti che è inviato dalla CIA, anzi dell'OSS, è ancora meglio. Certamente, che è stato a sua volta il controllore dell'Italia sotto i cosiddetti americani. Per cui noi abbiamo tutta una sequenza di personaggi, di cui Charles Poletti è quello più preminente, ma quello a cui hanno dato il nome all'aeroporto, scusa, non è,
uguale. Fiorello la guardia non faceva parte della stessa compagnia, certo. Della stessa compagnia, quindi. E cosa? Addirittura dicono che è stato un grande sindaco. No, ma nessuno. Senti, se io fossi stato Fiorello la guardia, sarei stato comunque un grande sindaco. Ci capiamo? Ma certo, lo so perché. Perché tu gli puoi... affari si fanno bene quando c'è tranquillità. Per cui tu puoi sbeffeggiare il singolo poliziotto, no? Ma non puoi sbeffeggiare il mafioso. Quindi ordine e disciplina. Perché qual è quando è ritornato, quando c'è stato che è ritornato l'ordine e la disciplina? Con a New York, con Rudolfo Giuliani. Ha sconfitto la delinquenza. Esatto. Arrivava lui, arrivano gli amici suoi, faceva la piazza pulita. Hai caputo, gli toglieva la moglie ai delinquenti di fare delinquenti. E così i delinquentucci da strapazzo. E ricordiamo, le cose bisogna farle fare ai professionisti. Ai professionisti. Allora, ricordiamoci sempre che è molto facile scoprire dove è nascosto un mafioso in Sicilia. Basta vedere che dove funzionano le cose. Sì. Basta vedere che i negozianti aprono in orario, non c'è un furto, non c'è una rapina, non c'è uno scippo. È vero o non è vero? Taormina e Docet. Allora, in quelle zone lì non succede mai niente. Allora, tutti sanno dove è nascosto un capomafia. Lo sanno tutti, a cominciare dalla polizia e i carabinieri. No? I quali sono ben contenti di non dover faticare. Ma sembra normale a te un Totorina che per 10 anni rimane imboscato al centro di Palermo, sì, manda i figli a scuola tranquillamente, a nome, sì, loro, tranquillamente, e nessuno si accorge che lui sta lì. Ma questo lo diciamo per i nostri amici, che credono ancora in questo regime. Capito? Proseguiamo. Che aveva messo a disposizione Charles Poletti 14 armi automatiche, 36 casse di bombe a mano di fabbricazione italiana e 84 divise. Il Tasca e il La Motta si erano impegnati a versare somme di denaro ed il mio nonno Micichè contribuì all'impresa con 1.300.000 lire, una cifra che enorme, all'epoca non è poco. Questo dichiara, è stato almeno un milione di euro. Questo dichiara il grande, un milione di euro, come il grande personaggio che noi conosciamo, uomo stimabile nei suoi eredi, no? E glielo diciamo tranquillamente, siamo amici degli eredi di Pasquale Sciantino, il quale aveva appunto un nonno. Siamo sul serio amici, oltretutto. Allora, nota, il giorno dopo quella nomina, gli uomini vollero festeggiare i gradi del giovane comandante con una festa campestre alle case nuove di Sagana, una vecchia fattoria con una serie di fabbricati rurali che formavano un grande cortile interno. Quel giorno alle case nuove si radunò una gran folla, tanto per dire che le cose le facevano alla luce del sole, segretamente. I volontari e le loro famiglie. Vi erano anche donne che militavano nella formazione armata indipendentista, ad esempio Caterina Pizzurro, Maria Gaglio, Maria Nina Giuliano, Vincenza Genovese. La cerimonia culminò. La sorella di Giuliano, sì. La cerimonia culminò con una gran festa paesana. Furono approntati tavoli con formaggio, ricotta, olive e grandi pani. Avrei voluto esserci anch'io. E un da un buon numero di botti di vino. Sai che roba? Poi vino siciliano. A 15-16 gradi. Le donne preparavano grandi paioli di pasta, mentre gli uomini arrostivano agnelli e capretti su fuochi di legna. Festeggiavano la nomina di Turiddu con brindisi e molti evviva. Poi cominciarono le danze al suono di chitarra, fisarmonica e mandolino. S. Atanasio, P. Shortino, San Giuliano da Monte Nepre, 1985. Mi pare giusto che quest'uomo sia considerato santo, perché è molto più onesto, molto più serio di tanti santi che questi preti inducono a
a ossequiare alle folle acefale che gli danno retta. Certamente era a favore della sua popolazione. È naturale. Onestamente. Promosso colonnello, Giuliano firmò un bando su scoppio subito. Guai, ti nominano colonnello. Immediato, è conseguenziale. E questo mi ricorda certi colonnelli dei film western, dove questi colonnelli si trasformano rapidamente da ex comandanti di bande armate che facevano la guerriglia nelle retrovie dei nordisti e si trasformano in formidabili banditi, tipo Jesse James. Jesse James non era colonnello, ma faceva parte di quelle bande armate. Allora, Giuliano firmò un bando scritto da altri per il reclutamento di volontari che venne affisso impunemente sui muri di Palermo, tanto per dire quanto controllavano il territorio, quanto fosse segreto questo. Quanto controllavano il territorio. Ai volontari disposti a combattere contro i nemici della libertà si promettevano grosse ricompense. Per gli affiliati a Levis della zona di Montelepre la parola d'ordine concordata era Tunisi. In un primo momento il bandito si accontentò di incassare uno solo dei 10 milioni che aveva chiesto per far fronte alle prime spese. In cambio ebbe la promessa solenne che, una volta conseguita la vittoria, tutti sarebbero ritornati liberi cittadini. È interessante questa parola d'ordine concordata a Tunisi e mi ricorda certe cosette che sono avvenute a Tunisi qualche giorno fa. Pensateci anche voi, cari amici. Mentre a Roma giungevano notizie allarmanti sui preparativi insurrezionali dei separatisti contro lo Stato oppressore, il 6 e l'11 agosto le città di Hiroshima e Nagasaki erano sparite sotto le bombe atomiche americane e alla conferenza di Potsdam Stalin, Truman e Attlee avevano deciso che la Sicilia sarebbe rimasta unita all'Italia, zona di influenza USA. Queste cose dovete sapere, cari amici. La Sicilia risultò che doveva essere unita all'Italia, capito? Ma l'hanno deciso loro, Stalin, Truman e Attlee, doveva essere unita all'Italia, zona di influenza USA. Questo è avvenuto nel 1945. Noi siamo nel 2015 e le cose sono rimaste esattamente come hanno deciso costoro, con il beneplacito e l'avallo dell'attuale Presidente della Repubblica, che noi più di una volta abbiamo detto che invece di festeggiare il 25 aprile alle Fosse Ardeatine doveva andarlo a festeggiare qui a Portella della Ginestra, perché quello è il posto dove è nata la sua dinastia, è qui, va bene? Noi lo sappiamo bene, ok? La fine di settembre, fino a chiaro aprile, accusò pubblicamente il governo che aveva ordinato alle forze militari e di pubblica sicurezza di reprimere le attività dei separatisti, di abuso di potere e di strangolare la nascente democrazia. Su richiesta di Scelba ed Aldisio, il notissimo Aldisio, che si autodefiniva partigiano, il presidente del consiglio Ferruccio Parli, te lo consiglio il personaggio, andatevi a leggere in retroscena del processo Parli, che è la fine del mondo, capito? Fece arrestare a Palermo la notte del 3 ottobre Andrea fino a chiaro aprile. Questa è la fine del mondo, anche questa, perché il famoso avvocato fino a chiaro aprile è la fine, veramente la fine del mondo. Sirio Rossi e Antonino Varvaro, confinandoli all'isola di Ponza, Francesco Restuccia di Messina fu condotto al Poggio Reale di Napoli. Saltiamo una paginetta, ma quest'altra va detta. Il 13 marzo 1946, Giuseppe Romita, ministro dell'Interno, ti dice qualcosa questo nome? Romiti? No, questo è Romita. No, Romita non mi dice niente. Cazzo, non me lo ricordo. Giuseppe Romita, ministro dell'Interno. Non me lo ricordo. Quello che falsificò i dati del referendum. Ah, sì, ok.
dispose la revoca della misura di pubblica sicurezza comminata ai dirigenti separatisti internati a Ponza. Il 27 gli ex confinati scesero da un aereo militare all'aeroporto di Bocca di Falco, accolti calorosamente da numerose persone. L'atto di clemenza del governo era stato motivato dalla solente assicurazione di Lucio Tasca di Bardonaro che, tra il movimento per l'indipendenza della Sicilia e la guerriglia scatenata dall'Avis e dal Gris, non sarebbe esistito più alcun legame. Ciò permise agli indipendentisti di partecipare con proprie liste alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Guardate che qui c'erano contrari. Questa operazione è certo, perché se i separatisti avessero in qualche modo vinto alle elezioni, in qualche modo, no? E le cose andavano diversamente, invece li hanno mandati a casa perché evidentemente non costituivano un grosso problema. Salvatore Giuliano, malgrado la sconfitta dell'esercito di Concetto Gallo e il mutamento di linea politica del MIS, cioè il Movimento per l'Indipendenza Siciliana, continuò la sua guerra. Non lo fece desistere dai suoi propositi la notizia dell'uccisione di Rosario Avila, detto Calaluni, il sanguinario capobanda di Niscemi, anche lui aggregato all'esercito separatista. Almeno questo fatto avrebbe dovuto metterlo sull'avviso, perché l'uccisione di quel bandito, come lui ben sapeva, era riferibile alla mafia, attenzione, unica organizzazione che dimostrò di sapere tenere sotto controllo il banditismo. Cari amici, l'unica organizzazione che dimostra di sapere di tenere sotto controllo il banditismo è la mafia. Ok? C'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro? Vuole fare qualche commento? Allora, noi diciamo queste cose perché queste cose confermano esattamente quello che noi sappiamo, quello che noi abbiamo sempre saputo, non perché siamo degli investigatori, ma perché la vita, il nostro lavoro, il mio lavoro, mi ha portato ad avere dei contatti, delle conoscenze che confermano queste cose. È chiaro? Per cui al momento ci fermiamo qui. Ricordiamoci che la politica è una cosa seria, capito? Allora io vi voglio ricordare alcuni nomi della mia epoca, perché questi nomi stanno qui. Aristide Spanò, figlio dell'ex ispettore generale di pubblica sicurezza di Palermo e quindi persona informata dei fatti, perché era il figlio, quindi il babbo gli diceva le cose. Nel suo libro Faccia a faccia con la mafia ha narrato che il prefetto Angelo Vicari, divenuto poi dopo, quando io avevo già un po' di dimestichezza di queste cose e potevo fare delle domande a chi di dovere, che mi rispondeva sempre a tono, questo Angelo Vicari è stato per lungo tempo capo della polizia nazionale. Il questore Carmelo Marzano, informatevi sul questore Carmelo Marzano, il procuratore generale Emanuele Pili, il colonnello Ugo Luca e il capitano dei carabinieri Fernando Fabbro, futuro suocero dell'allora capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa, in Sicilia dal 1948. Si riunirono a pranzo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e tra una portata e l'altra concordarono il piano di mettere in atto con la mafia per prendere i latitanti. E poi Napolitano ci viene a dire che non c'è stato mai nessuna collusione tra lo Stato e la mafia. Esattamente. Giuliano però doveva essere preso morto, ok? Come Mussolini, che doveva essere preso morto. Non doveva parlare. Polizia e carabinieri avrebbero finto un conflitto a fuoco di notte, durante il quale il bambino sarebbe ucciso. Il colonnello Fabbo propose
che l'onore della distruzione del banditismo in Sicilia doveva essere equamente distribuito tra l'arma dei carabinieri e la polizia, al comando CFRB. Tutti furono d'accordo. Io dovrei aggiungere tante cose, anche perché all'epoca mi ricordo benissimo quando fu trovato il cadavere del Salvatore Giuliano, immediatamente uscì tutta una campagna di stampa che raccontava tutte queste cazzate, no? Che Giuliano sarebbe stato ucciso in un conflitto, con un conflitto a fuoco. Allora, rimaniamo qui perché ci sono delle cose che ci sono delle cose veramente che vale la pena di leggere. Per conoscere l'Italia bisogna sapere queste cose, cari amici. E vediamo che cosa c'è, qualcos'altro, per cui di roba scritta c'è, cioè, no, un'ira di Dio, è veramente, c'è di tutto, qui c'è di tutto, qui è la nascita dell'Italia di oggi, è questa, capito? Questa è la nascita dell'Italia di oggi, quando noi più di una volta abbiamo detto all'attuale Presidente della Repubblica di andare a festeggiare il 25 aprile a Portella della Ginestra, non diciamo delle cazzate, diciamo del luogo giusto dove lui, tanto vero che qui, e io l'ho già detto, andatevi a vedere un altro video che ho fatto ieri, perché qui è difficile trovare tutto quello che c'è, che ho già segnalato, è dove c'è appunto l'elenco dei mandanti, e tra i mandanti risulta esserci anche un certo Bernardo Mattarella, ok? Che chissà chi sia, forse il figlio di San Bernardo, Bernardo di Chiaravalle, sì, appunto. E sono cose molto belle, soprattutto la faccenda. No, Bernardo Mattarella va letta, Dov'è? No, era lì un'altra cosa. Questo qui l'ho già. I nostri amici devono fare un po' di spola tra i vari video, ma non è l'ultimo questo qui, capito? Oh, ricordiamoci che poi questo libro qua non ce l'ho solo io, perché mi risulta che sia reperibile su internet, capito? Chi lo vuole se lo va a prendere, ok? Se lo compra per una modica cifra, perché c'è solo da ridere qui, eh? O quello, da piangere. Quello, no, cosa vuoi piangere? Sull'Italia si ride. Però quest'Italia è strana, perché quest'Italia c'ha dei poteri reali che non sono certi quelli che appaiono, cioè non è certo anche a livello mondiale, sì, appunto, di controllo a livello mondiale, esattamente, non c'è certo uno stronzo come Matteo Renzi che può rappresentare l'Italia, e gli altri in Europa lo sanno bene. Io volevo leggere un'ultima cosa, perché è tutto da leggere qui, perché ci sono, c'è di mezzo l'ovra, servizi segreti di vario genere, ma c'è stato tutto qua. Quello che mi interessava è sottolineare, c'è tra l'altro un personaggio di vaglio che si chiamava di cognome Montalbano e che la mafia gli ha ucciso un figlio, tanto per dire, tant'è vero, io ho fatto una collocazione. L'onorevole Montalbano. Gli ho fatto, esattamente, l'onorevole Montalbano, e ho ricordato che i vari video che i vari programmi televisivi dedicati all'ispettore Montalbano sicuramente hanno un qualche nesso. C'è qualche nesso, perché quel grande scrittore che ha scritto quelle storie non è l'ultimo venuto, ma è un siciliano doc, e in tutte le sue cose ci mette l'informazione giusta, sia pure sotto traccia, diciamo così. Sì. Allora, e qui abbiamo moltissimi cose relativi anche al personaggio Sciortino, col quale noi ci troviamo perfettamente d'accordo, quindi su tutta la linea, no?
adesso voglio, ecco, e qui ce n'è un'ultima che dobbiamo leggere perché è importante. Allora, c'è tutta la faccenda, chi c'ha la mia età, ormai ne sono rimasti pochi, e quei pochi non credo che siano proprio molto ben informati sulla faccenda. Io sono informato, e lo dico perché, perché la questione mi appassionava e mi intrigava moltissimo. Lessi molto all'epoca di retroscena e poi soprattutto lessi, siccome ero abbonato alla rivista Il Candido, diretta da Giorgio Pisanò, all'epoca Giorgio Pisanò era senatore del Movimento Sociale e faceva parte della commissione antimafia. Allora lui cosa faceva? Pubblicava una marea di dati che gli venivano dalle informazioni ricevute dalla commissione antimafia. Faccio presente ai nostri amici che i faldoni della commissione antimafia, che ufficialmente non sono mai stati pubblicati, sono centinaia. Lì ci sono tutti i documenti che tu vuoi, va bene? E Pisanò da questo punto di vista, tra l'altro, era molto ben informato, perché aveva fatto parte dei servizi segreti della Repubblica Sociale Italiana, quindi aveva avuto dei contatti con questo e con quello. E adesso veniamo a una storia che mi piacque moltissimo, perché fu pubblicata su tutti i rotocalchi del mondo. La storia della relazione tra Giuliano, che era un bellissimo uomo, e una nordica, e una giornalista nordica. Io le cose le dico come sono. Giuliano era veramente un bellissimo uomo, aveva una faccia d'attore. E ti immagini queste nordiche, no? Segaligne, bruttine, separate dal marito, alla ricerca dell'amore romantico, di Robin Hood, ti immagini se non gli andava bene? Ma gli andava proprio bene Robin Hood, capito? Allora leggiamo questa storia, perché le fotografie, che furono quelle che poi tradirono sto fesso di Giuliano, il quale come sempre si fece abbindolare dalla femmina, e noi sappiamo anche che c'è stato un altro, niente meno che Che Guevara, che si è fatto abbindolare, non da una femmina, ma da un personaggio molto ambiguo, che con la scusa di andare a fare delle interviste fece sapere a chi di dovere, no? E questo era un personaggio molto ambiguo, ancora vivente, che fa parte dell'ambiente sessantottino francese, il quale chiaramente andò a intervistare. Il 68 francese era diretto come il 68 italiano dai sionisti, ricordiamocelo bene. E i sessantottini dell'epoca sono ancora al potere oggi. Esattamente. Hanno conquistato il potere facendo perdere la rivoluzione, però loro hanno, i dirigenti hanno conquistato il potere. Esattamente. Più chiaro di così. Una cosa folle. Non è folle, è vero. No, lo so che è vero, però dovrebbe essere folle, perché se uno perde la rivoluzione non dovrebbe stare al potere. Come diceva, invece ha perso la rivoluzione e stanno al potere. Come diceva San Giovanni, la verità ci rende liberi, e non dimentichiamoci che il Vangelo di San Giovanni è stato inserito tra i quattro con molta difficoltà da parte di loro signori. Non dimentichiamocelo. Va bene? Tant'è vero che tutte le forze così eversive, diciamo, rivoluzionarie all'interno del cosiddetto cristianesimo canonico fanno tutte riferimento al Vangelo di San Giovanni. Certo. Ricordiamo anche queste cose. Vero o falso quanto detto dalla Lombardo, resta il fatto che ad agganciare Giuliano ci riuscì invece una giornalista svedese. Si chiamava Maria Teresa Ciliacus, aveva 38 anni, quindi era esattamente il classico tipo di femmina in cerca del maschio, il Priapo eccezionale, che vive da solo in mezzo alle montagne, Robin Hood, cavaliere di Ventura, che rischia la propria pelle, che si batte.